Relatore di maggioranza. Bene, onorevole Ferraresi, intende intervenire sul testo alternativo? No, allora lo mettiamo ai voti. Testo alternativo del relatore di minoranza. Parere contrario, relatore di maggioranza e governo, favorevole, relatore di minoranza. La votazione è aperta. Cani. Guidesi. Ravetto. Ah. Mazzoli. Altri colleghi che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 417, votanti 393, astenuti 24. Maggioranza 197, favorevoli 80, contrari 313, la Camera respinge. A questo punto siamo al 3.50, onorevole Ferraresi. Lo mettiamo ai voti. No, prego. Sì, grazie Presidente. Con questo emendamento si vuole porre fine alla seconda discriminazione che la maggioranza vuole fare con questa norma. La prima appunto era tra violazione del codice della strada e quindi le vittime avranno una giustizia differente a seconda appunto che sia una certa violazione che avrà come pena 2-7 anni oppure un'altra che avrà come pena 5-10 anni. Qui anche l'imputato avrà un trattamento differente senza ragioni di fondo. Con questo emendamento invece si vuole porre fine a un'altra discriminazione, non meno importante, che è appunto tra quello che riguarda appunto le cosiddette violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Io credo che, visto che l'articolo 589,2 ci dice appunto che se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, questo è stato eliminato, o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena era uguale.